Nel Vangelo di oggi, preso da Giovanni, al capitolo 12, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: «Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva, Lazzaro era uno dei commensali». La settimana di passione di Gesù comincia a Betania, in casa di Lazzaro, di Marta e di Maria. Sono gli amici di Gesù da sempre. Qui a Betania Gesù si sente a casa, ha sempre avuto bisogno di questi amici, ha sempre avuto bisogno di un'accoglienza speciale. In quella casa, nel clima di amicizia, Maria compie un gesto audace, potremmo dire a rischio. Prende un vaso di olio profumato di nardo e va a cospargere i piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli. È un gesto di intimità grandissima e Maria non lo compie in segreto, ma davanti a tutti. Allora, leggiamo nel Vangelo, Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: «Perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darli ai poveri?» All'obiezione di Giuda, Gesù dice che quello spreco è il nome vero dell'amore. Nessuno obbliga Maria a fare ciò che ha fatto, lo ha deciso da se stessa, e ciò rende quel gesto ancora più prezioso. Giuda è uno abituato a maneggiare il denaro, era infatti l'economo della comunità. È un uomo concreto che pensa che i soldi sono l'unità di misura nei rapporti tra le persone. Non è così per Maria di Betania, che non calcola, ma semplicemente ama e diffonde il profumo della vera amicizia. Da questo amore gratuito, tenero e privilegiato nasce e rinasce sempre la vita cristiana. Possiamo chiederci se almeno una volta al giorno confessiamo al Signore il nostro amore per Lui, se ci ricordiamo, fra tante parole, di dirgli: «Ogni giorno ti amo, Signore, tu sei la mia vita». Perché se si smarrisce l'amore, la vita cristiana diventa sterile, diventa un corpo senza anima, una morale impossibile, un insieme di principi e di leggi da fare quadrare senza un perché. Invece il Dio della vita attende una risposta di vita. Il Signore dell'amore aspetta da me, da te, da noi una risposta d'amore. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.